Bentornati ragazzi, evviva, tranquilli, non sono ancora scomparso, sono ancora qui. Nel frattempo sto ancora esportando il video che dovrebbe essere il vlog ufficiale del giorno di sembra 24. Questo è un piccolo, diciamo, extra, perché mi sto aggiornando, diciamo così, in tempo reale con gli amici di iPad Device. E mano a mano vi porto le news dirette da di tutta Italia. Infatti loro sono dislocati a Milano, Carugate, Roma Est, e poi non lo so. Comunque stanno arrivando notizie, tutti gli Apple Store sono già arrivati, gli iPad 2. Domani sera dovrebbe arrivare il secondo rifornimento, perché questo che è arrivato adesso è il primo. E bene, poi però sì, già la sicurezza, si stanno organizzando anche quelli dell'Apple Store, anche se ancora è veramente molto presto per poter trarre delle conclusioni. Purtroppo però sembra che i reseller, quindi non gli Apple Store ufficiali, come ad esempio faccio l'ipotesi dove abito io qua giù, appeso ci dovrebbe essere il Mad Store, se non cercate in internet lo trovate, non so nemmeno io ancora, devo informarmi. Adesso vedo se riesco a informarvi, vi comunico come quale, magari chi è in zona qua da noi, e hanno quantità veramente misere. Anzi, addirittura i venditori come Euronics, MediaWorld, non si sa neanche se verranno riforniti in tempo. Per esempio, un utente di iPad Device, scusate, ha, diciamo, commentato che in un negozio dove lavora lui, scusate, qui adesso ce n'è un altro, è arrivato adesso, invece che al MediaWorld di Pisa hanno solo 5 pezzi, tutti 32 giga e 3G, quindi diciamo che agli altri negozi smissano più le rimanenze, quelli che non sono subito dirette all'Apple Store, tanto per assaggiare un po' la situazione. Quindi poi come adesso si sa, è stato il problema, diciamo, del terremoto in Giappone, che sembra che ritarderà la produzione di questi iPad, anche se Apple ha dichiarato che continuerà a produrre anche al costo di pagare di più. Mi sembra che il problema sia per gli schermi, quindi al costo di pagare più gli schermi. Ok, quindi niente, quindi questo è un aggiornamento rapido, rapida Fox, poi più avanti andremo a analizzare il resto con altri videoblog. Un po' come già in passato ho fatto dei video extra così. Comunque vi posso assicurare che verranno rilasciati domani, scusate ragazzi, mi stanno arrivando chiamate da Skype. Domani alle 17 ufficialmente rilasciato in tutta Italia. Scusate se scatta la webcam, io sto ancora cercando di risolvere i problemi. Sono collegato con la porta davanti del PC, quindi è probabile che riscatti. Dietro c'è un piccolo conflitto, infatti non me la riconosceva, vedo di fare del mio meglio. Comunque adesso mi concentro più sull'iPad 2 per tante informazioni temporali. Ciao ragazzi, alla prossima.